Salve a tutti i nostri spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Polis, primo piano sulla politica. Puntata numero 22 del format di Come Don Chisciotte, dedicata all'approfondimento e l'analisi di tutti i temi della politica nazionale ed europea. Con me, ospiti, come al solito, abbiamo il professor Luca Lanzalaco, professore universitario. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera E l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce. a Buonasera tutti. Umberto. Ciao. Allora, nella puntata di oggi tratteremo quattro argomenti molto importanti che hanno caratterizzato il dibattito delle ultime 2 settimane. Due che riguardano la politica europea e sono il memorandum firmato a Tunisi dall'Unione Europea e ovviamente appunto dalla Tunisia, un memorandum che si basa su 5 pilastri che poi andremo ad analizzare e che ha visto protagonista la nostra Premier Giorgia Meloni. E l'altro argomento di politica europea invece è il PNRR e le 10 modifiche agli obiettivi che il ministro Fitto ha presentato nei giorni scorsi per ottenere la quarta rata. Poi ci sposteremo sulla politica nazionale e analizzeremo ancora una volta un tema che da settimane, insomma, è presente nel dibattito pubblico, che è quello dello scontro tra il governo e la magistratura italiana, e poi concluderemo con una serie di questioni economiche tra loro legate, che sono la card dedicata a te, presentata dal governo Meloni nei giorni scorsi, ma anche l'abolizione del taglio dei vitalizi e la questione salario minimo. Prima di tutto, però, partiamo subito con il servizio di puntata. Prego, giro dalla regia. Nascosto sotto il tappeto estivo il pericolo MES, rimangono fortemente effervescenti i rapporti economici tra l'Italia e l'Unione Europea. A tenere banco la scorsa settimana è stato il tema del PNRR, sul quale il governo, come abbiamo già detto più volte, ha stravolto in più di un'occasione i piani. Con una terza rata ancora in fase di stallo, è dell'11 luglio la notizia della modifica da parte dell'esecutivo di 10 dei 27 obiettivi necessari per ottenere la quarta rata. Modifica che è stata accettata da Bruxelles, come si apprende dalle parole del ministro Fitto. Definita spregiudicata dalle opposizioni, la mossa dimostra la volontà della Meloni di essere protagonista, almeno quando si tratta di questioni prettamente europee. A conferma di ciò, la nostra Premier è stata una delle figure centrali nell'accordo che l'Unione Europea ha stipulato con la Tunisia il 16 luglio, dopo il vertice interlocutorio del mese scorso. A Cartagine, vicino Tunisi, è arrivata infatti la firma del memorandum d'intesa, che apre nuovi scenari ancora tutti da scoprire nei rapporti tra i due continenti. Focus particolare ovviamente sulla questione migranti, che mai come quest'anno risulta particolarmente critica, sulla quale il governo era già intervenuto in precedenza con l'approvazione del decreto flussi. Inoltrandoci nelle questioni nazionali, invece, resta molto caldo il rapporto con la magistratura, a causa di un susseguirsi vorticoso e destabilizzante di episodi tra loro scollegati, Santanchè, Delmastro, La Russa. A farne le spese potrebbe essere la riforma della giustizia del ministro Nordio, al momento messa in stand-by in attesa di una distensione degli animi. Dopo il botta e risposta Meloni Associazione Nazionale Magistrati, il rischio è che ora la questione passi direttamente al Consiglio Superiore della Magistratura, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero. Entrata infine in vigore ufficiale la card dedicata a te, in sostegno a oltre 1 milione di famiglie con reddito basso. Annunciato nei mesi scorsi, il provvedimento arriva però non senza polemiche, sia per quanto riguarda la modalità di utilizzo, sia per alcune decisioni che contrastano fortemente gli obiettivi di sostegno ai più deboli. Il 7 luglio è stato infatti abolito il taglio sui vitalizi introdotto dai 5 Stelle nel 2018 e la settimana successiva è stata anche approvata alla Camera l'introduzione di una indennità mensile aggiuntiva di circa 2.000 euro lordi per i capigruppo in Parlamento, questa sì con il favore pentastellato. Il tutto corredato dal contrasto al salario minimo, sul quale le opposizioni stanno fortemente premendo. Cara Giorgia, non sei affatto Robin Hood. Eccoci tornati in studio. Allora, come diceva inizio puntata, partiamo dal primo
argomento, e cioè il memorandum firmato domenica 16 luglio da Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e il premier olandese Mark Rutte con il presidente tunisino Saied. Una firma che giunge a distanza da un mese dal vertice interlocutorio che appunto c'era stato a giugno e di cui abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate. I cinque pilastri su cui si basa questo memorandum d'intesa sono velocemente il commercio, quindi il commercio tra l'Unione Europea e la nazione africana, l'energia, perché sappiamo che l'Unione Europea alla ricerca di nuovi partner per quanto riguarda l'energia a causa di questa guerra con la Russia, lo sviluppo economico, il famoso piano Mattei di cui Giorgia Meloni ha parlato tante volte in sostegno del continente africano, contatto tra culture anche attraverso l'introduzione di una specie di Erasmus e ovviamente la questione migranti. E per quanto riguarda appunto questa situazione, l'accordo prevede una maggiore cooperazione nella gestione dei confini tra l'Italia, che ovviamente poi è il porto di sbarco verso l'Europa, e la Tunisia. Il problema migranti, che è un problema su cui la destra in questi anni ha tanto fatto, diciamo, opposizione, e che però rimane un allarme importante, anche perché si è stato sottolineato che l'immigrazione, soprattutto dalla Libia, è aumentata di circa il 600%. Professor Lanzalaco, vediamo insieme come Giorgia Meloni commenta questo accordo trovato con la Tunisia e poi parto da lei con la prima domanda. Prego Giulio, contenuto numero uno. Oggi abbiamo raggiunto un risultato che io considero estremamente importante, questo nuovo incontro con il presidente Saied insieme a Ursula von der Leyen, a Mark Rutte. È il risultato di un grande lavoro diplomatico che tutti hanno portato avanti con pazienza e con lungimiranza. Quindi voglio ringraziare ovviamente tutti gli attori. Siamo molto soddisfatti del memorandum d'intesa che viene firmato oggi tra Tunisia e Unione Europea, grazie anche all'importante lavoro del commissario Varelli che è qui. È un ulteriore passo importante verso la creazione di un vero partenariato tra la Tunisia e l'Unione Europea che possa affrontare in maniera integrata la crisi migratoria e lo sviluppo per entrambe le sponde del Mediterraneo. Come diplomazia italiana abbiamo a lungo lavorato per questo obiettivo dopo la missione del Team Europe dello scorso 11 giugno, un altro importante passaggio con il Consiglio europeo dello scorso 29-30 giugno, dove abbiamo avuto delle conclusioni che riflettono il livello di ambizione che oggi l'Europa ha nel suo rapporto con la dimensione esterna, con la sponda sud del Mediterraneo. Il partenariato con la Tunisia per noi è da considerarsi un modello per costruire nuove relazioni con i vicini del Nord Africa. Questo sarebbe stato probabilmente impensabile qualche mese fa, lo dico con una punta d'orgoglio, ma lo dico soprattutto con grande gratitudine nei confronti della Commissione europea, del Consiglio, dei partner che hanno lavorato a questo obiettivo. È un importante lavoro di squadra che da domani deve continuare con la stessa determinazione. Il memorandum è un punto di partenza al quale dovranno seguire diversi accordi per mettere a terra gli obiettivi che ci siamo dati. Un ultimo passaggio voglio farlo in riferimento alla prossima conferenza internazionale sulla migrazione che si terrà a Roma la prossima domenica 23 luglio. Avrà il presidente Saied tra i protagonisti, ma parteciperanno diversi capi di Stato e di governo dei paesi mediterranei, un altro importante passo per affrontare il tema della cooperazione mediterranea con un approccio integrato, e io lo considero come l'inizio di un percorso che può consentire una partnership diversa da quella che abbiamo avuto nel passato. Quindi grazie a tutti ancora. E continueremo a lavorare insieme con grande determinazione. Professor Lanzalaco, allora abbiamo ascoltato Giorgia Meloni fare anche un po' una cronistoria di questo tema migranti. Giorgia infatti ha parlato del Consiglio europeo, dove appunto già nella puntata precedente abbiamo visto si è parlato di migrazioni, il cosiddetto patto per i migranti. Adesso c'è stata la firma del memorandum e poi l'annuncio di questa conferenza internazionale
sull'immigrazione il 23 luglio. In tutto ciò il governo il 6 luglio ha approvato l'ultimo decreto flussi. Ecco, allora le chiedo, in base a tutte queste iniziative che stiamo vivendo e che abbiamo visto insomma sotto i nostri occhi, qual è il suo giudizio rispetto a questo tema? Dunque, il giudizio, anzitutto è chiaro che c'è un filo rosso che collega tutto, non sono iniziative estemporanee, c'è un filo rosso, è difficile da individuare, onestamente, perché io mi sono letto e riletto i cinque pilastri dell'accordo con Tunisi e onestamente trovo che ci sia da un lato un impegno, un esborso consistente di risorse economiche, finanziarie, cioè se ho fatto bene i calcoli siamo a 500 milioni di euro fra tutti e non si capisce esattamente in cambio di cosa, ecco, quindi è difficile capire perché Giorgia Meloni presenti questo accordo come estremamente importante, o meglio c'è un motivo per cui lei può presentarlo come tale, e cioè il fatto che lei era a fianco di Ursula von der Leyen e di Rutte, del premier olandese. L'Olanda, è bene ricordarle, è uno fra i cosiddetti paesi frugali, quindi ecco, essere lì era una stare nel salotto buono dell'Europa, altrimenti faccio fatica a vedere un disegno interessante, una politica pubblica, perché si va da misure velleitarie come creare una finestra in Europa con operazioni simili all'Erasmus, che è una delle cose più inutili e dannose che l'Europa dopo l'euro abbia creato, aumentare la crescita e la resilienza dell'economia tunisina. Quando io sento resilienza penso al PNRR e divento tristissimo. Investimenti ovviamente per aumentare la connettività e la digitalizzazione, l'energia pulita che non poteva mancare assolutamente, e ultimo punto, fra l'altro anche come impegno finanziario quello meno gravoso, cioè solo si fa per dire 100 milioni di euro, stroncare i trafficanti. Ora io ho l'impressione che in questo accordo, arrivo al sodo, in questo accordo non si faccia altro che prendere un modellino, il modellino Europa, e no, quindi Erasmus, resilienza, digitalizzazione, cablaggio, e riproporlo alla Tunisia in cambio, appunto, ripeto, di non si sa che cosa, perché il stroncare il traffico cosa vuol dire esattamente? Cioè io non vorrei che si ricadesse nel solito ricatto che è già accaduto, ad esempio, con la Libia, dove noi non diciamo di non far partire i migranti, però voi ci date i soldi. Intanto noi vediamo i soldi, poi vediamo con i migranti. Ecco, questo è il mio giudizio. Se poi mi date un punto, mi ha intristito ancora di più vedere la reazione dell'opposizione, perché tempestivamente, adesso vedo se riesco a recuperare in tempi eccolo qua, la Schlein subito ha risposto dicendo, davanti a questo tentativo, ecco, ha rilasciato una dichiarazione inquietante,
incomprensibile e quindi inquietante. Cioè, penso che questo trattato, lo dico io ma era ovvio, che sia il solito tentativo di esternalizzare le frontiere. Già questo la dice lunga, perché di solito, cioè, le frontiere sono verso l'esterno, non, senza curarsi del rispetto del principio di democrazia e senza curarsi del rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Non tutto ciò è virgolettato, riportato dal Tempo. Non condividiamo un approccio che tende in un'ottica securitaria a focalizzarsi solo sull'aspetto di frenare i flussi migratori, eccetera, eccetera. Ecco, se l'approccio del governo è preoccupante, le dichiarazioni dell'opposizione lo sono ancora di più. Cioè, siamo, a mio parere, sul problema immigrazione, che è un problema fondamentale, secolare, epocale, siamo di fronte a persone che balbettano, che non hanno assolutamente una linea politica. Cioè, quando Giorgia Meloni dice questo è un primo passo, a me viene da domandare in che direzione. Giorgia, che vuoi fare? Ce lo spieghi, per favore. Ecco, questa è la mia reazione. Se mi permette, aggiungo a preoccupante un altro aggettivo, che è evanescente, perché soprattutto per quanto riguarda poi le dichiarazioni della segretaria del PD, veramente non c'è sostanza nella sua visione politica dell'immigrazione, ma d'altronde tutta la sinistra non ha alcuna sostanza se non quella di ripetere dei mantra come far arrivare persone semplicemente perché c'è bisogno del rispetto dei diritti umani, e poi quello che succede, succede. Esattamente. Umberto, mi voglio concentrare, per quanto riguarda la domanda da farti, sul decreto flussi, che è stato approvato il 6 luglio. Perché con questo decreto flussi, praticamente il governo ha stabilito che l'Italia necessita di circa 450.000 lavoratori regolari, quindi diciamo immigrati che verranno regolarizzati, per i prossimi 3 anni. Ecco, allora, questo secondo te può essere una forma di aggiramento di un problema, quello che appunto è l'immigrazione, che giustamente il professor Lanzalaco dice è un problema secolare, quindi una forma di aggiramento di questo problema necessaria a un governo di centrodestra che sull'immigrazione ovviamente in questi anni ha battuto tantissimo? Sì, sì, secondo me questa affermazione mi ha ricordato un po' l'affermazione, se non sbaglio, della Boldrini di qualche anno fa, quando diceva abbiamo bisogno di 1 milione di immigrati. E, perché questo discorso, secondo me, si scontra, o meglio, diciamo, l'approccio ideologico che può essere, diciamo, del centrodestra come anche del centrosinistra in campagna elettorale, poi si incontra con, o si scontra con la realtà e con delicate dinamiche di potere e di politica economica. Nello specifico, nonostante i proclami ideologici di un certo sistema di potere, no, al sovraffollamento e quindi a tutte le varie politiche che mirano in un modo o nell'altro alla riduzione della popolazione o al disincentivare la filiazione, in realtà l'Europa in generale e l'Italia nello specifico hanno un problema opposto, perché l'Europa ha un basso tasso di natalità e l'Italia, se non sbaglio, addirittura è negativo, cioè ci sono più morti che nati, il che si traduce molto semplicemente nel fatto che ci sono più pensionati rispetto ai lavoratori. E allora, poiché le pensioni non vengono accantonate per i giorni futuri, sono i lavoratori attuali che pagano le pensioni, per cui è evidente che se ci sono più pensionati rispetto ai lavoratori c'è un problema di bilancio, cioè, quindi il problema è come pagare le pensioni se non c'è lavoro, se non ci sono politiche che mirano a rinnovare il lavoro, a rilanciare il lavoro, per non, diciamo,
fare leva sui salari, cioè per mantenere i salari bassi fondamentalmente, e quindi questo discorso si incontra anche col tema del salario minimo. La sinistra è altrettanto timida a proclamare il salario minimo, però è evidente che la questione del salario minimo va a braccetto con la questione dell'immigrazione, perché se non vi è un salario minimo, un aumento dell'immigrazione anche regolare si traduce in una lotta al salario, perché vuol dire che nei prossimi anni ci saranno 400.000 più lavoratori regolari in cerca di lavoro e probabilmente disposti a accettare salari molto più bassi. Per cui se lo Stato non tutela i lavoratori diventa una lotta fra poveri con un ribasso dei salari fondamentalmente. E questo è relativo anche al discorso dell'altro giorno, l'ultima puntata sul reddito di cittadinanza, cioè l'Italia e l'Europa in generale si rifiutano di fare politiche che aumentino i posti di lavoro, no? Per mantenere comunque leggermente alta la disoccupazione e quindi bassi salari, e poi però hanno il potere di pagare le pensioni. Quindi questa diventa poi una lotta politica o comunque uno strumento politico, e quindi io diciamo la inquadrerei in questo panorama. Ecco, mi fa piacere che poi hai aggiunto il tema del salario minimo, perché sarà appunto l'ultimo tema di questa puntata e sicuramente anche lì un discorso importante rispetto alle politiche del lavoro che il governo sta facendo andrà fatto. Rimaniamo però, come dicevo all'inizio, ancora in Europa, o quantomeno rimaniamo sull'analisi dei rapporti tra l'Italia e l'Unione Europea e passiamo al secondo argomento di puntata, che è il PNRR, perché appunto mentre per quanto riguarda le questioni di politica estera Giorgia Meloni si è dimostrata protagonista in Europa, e per quanto riguarda invece le questioni economiche, i rapporti economici tra l'Italia e l'Europa, più che protagonista possiamo dire il governo Meloni è effervescente, e perché come sappiamo una volta scampato il pericolo MES, un pericolo che incombeva su questo governo e di cui abbiamo parlato la puntata scorsa e che invece per il momento è stato rimandato a dopo l'estate, a tener banco in questo caso è la questione della modifica dei 10 di 27 degli obiettivi necessari per ottenere la quarta rata del PNRR. Una quarta rata su cui il ministro Fitto quindi ha iniziato già a lavorare, nonostante, come sappiamo, la terza rata attualmente ancora in stand-by. Allora io direi andiamo con il secondo contenuto di puntata, che appunto proprio sono proprio le parole del ministro Fitto in conferenza stampa. Prego Giulio. E vi è stata consegnata, vi stanno consegnando adesso un testo con l'indicazione dettagliata delle varie questioni inserite all'interno della modifica della quarta rata. E come sapete, la quarta rata aveva 27 obiettivi da raggiungere. Il governo ha il 17 di aprile inviato alla Commissione europea una proposta di modifica di alcuni di questi obiettivi. Complessivamente, il lavoro di questi mesi ha comportato una proposta di modifica che riguarda 10 diversi interventi. I ministeri interessati sono diversi, li troverete nell'allegato sui 10 punti di dettaglio. Sono il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero delle Imprese, il Ministero dell'Istruzione, della Cultura, la Presidenza del Consiglio, Dipartimento Politiche di Coesione, che riguardano diverse misure, alcuni ministeri hanno diverse misure. Con questa modifica il governo ottiene un risultato, punta ad ottenere un risultato molto importante, perché chiaramente questo ci consente di poter mantenere fede al percorso stabilito. La quarta rata in questo modo può essere oggetto, dopo la condivisione formale da parte della Commissione europea, di una richiesta di pagamento che inoltreremo. Mi preme sottolineare che al momento tre paesi hanno chiesto il pagamento della terza rata: Spagna, Italia e Grecia. Nessun paese ha chiesto il pagamento della quarta rata.
Professor Lanzalaco, sappiamo che il governo Meloni ha stravolto la cabina di regia su PNRR, quindi per questo definiamo effervescente il rapporto che in questo momento c'è tra l'Italia e l'Europa, almeno su, per quanto riguarda questo tema. Si parla già di quarta rata, nonostante la terza rata ancora non è arrivata, in un momento di grande tensione nei rapporti tra Italia e l'Europa. Il ministro Fitto ci tiene a specificare che tutto ciò garantirà comunque la riuscita sia del raggiungimento di questi obiettivi che ovviamente dell'arrivo della rata, quindi tener fede al percorso stabilito. Lei è d'accordo? Che ne pensa di come si sta muovendo il governo? Ma io ho già avuto modo di esprimere il mio parere complessivo sul PNRR in modo un po' colorito la scorsa puntata, quella precedente. Ho definito il PNRR una corazzata Potionkin, per usare la metafora di Paolo Villaggio. E cioè penso che questo PNRR sia un onere imposto all'Italia e anche a altri paesi, ma francamente non è che ci interessi più di tanto questo, imposto all'Italia. In questi giorni mi ho fatto un esercizio, adesso vanno abbastanza di moda, gli esercizi mentali, cioè allora facciamo questo esercizio, immaginiamoci se da domani scomparisse il problema PNRR, cioè diciamo no, guardate, a noi quei soldi non servono, non li vogliamo, teneteveli, chiudiamola qua. La vita degli italiani cambierebbe? La nostra vita cambierebbe? Io penso proprio di no. Cioè penso che questo PNRR sia stato un ennesimo tentativo da parte dell'Unione Europea di imbrigliare gli stati membri, in particolare quelli che hanno che sono più, da un lato sono più in difficoltà e dall'altro qua c'è uno studio che ho citato anche in un intervento sul blog di Come Don Chisciotte, sugli stati dove è presente una maggior componente, come si dice, populista, sovranista, anti-europeista, ecco, quelli sono i paesi a cui sono andati più soldi, guarda che caso. E qui io penso che il PNRR sia un trappolone, una grande, enorme trappola nella quale stiamo cadendo. Cioè, il PNRR come nasce? Nasce in seguito alla pandemia, l'Europa in maniera, l'Unione Europea in maniera a mio parere disonesta, sfrutta un momento di grande difficoltà e vulnerabilità per, come aveva già fatto con la crisi finanziaria, per creare dei vincoli attraverso l'euro, attraverso l'erogazione di risorse monetarie, valutarie, non economiche, non finanziarie, valutarie. Ora, se noi guardiamo i contenuti del PNRR in maniera molto laica, guardiamo i contenuti del PNRR e guardiamo i danni all'economia che sono stati generati dalla pandemia, fra le due cose non c'è nessun rapporto, nessun rapporto. Cioè, due cose. Allora, però due cose. Primo, la pandemia ha messo in evidenza gravi sofferenze del sistema sanitario italiano. Bene, la voce che prende meno fondi dal PNRR è la sanità. Secondo, la pandemia ha colpito soprattutto il lavoro autonomo in tutte le sue varie configurazioni. Mi dite il quale voce del PNRR viene tutelato e promosso e il lavoro autonomo, indipendente, dove si è cercato di far fronte alla crisi che è stata generata da questo? Da nessuna parte. In più poi
se non lo facciamo adesso per ragioni di tempo, ma se vogliamo potremmo elencare tutta una serie di motivi per cui il PNRR non c'entra nulla con la rinascita e la resilienza, non c'entra nulla, nulla, nulla. Quindi si rivedano i 10 punti, si rivedano tutti i 27, non se ne riveda nessuno. Quello che deve essere messo in discussione è la logica di fondo del PNRR, e cioè l'ennesimo tentativo dell'Unione Europea, della Commissione, della Banca Centrale Europea di vincolare i paesi europei, in particolare quelli più vulnerabili, quelli che hanno un disegno di politica economica diverso da quello neoliberista imposto dall'Unione Europea, di vincolarli attraverso l'erogazione di fondi che, notate, non è arrivato Babbo Natale, perché una percentuale sostanziosa delle erogazioni dovranno poi essere restituite a tassi di interesse favorevoli, ma dovranno essere restituite. Quindi io, non per pigrizia, ma non entrerei nel merito dei singoli punti, gli asili nido, Cinecittà, eccetera. No, qua il PNRR, che è un grande trappolone nel quale rischiamo cadere per fare i bravi bambini, no? Quelli ossequiosi a quello che l'Europa ci chiede. Non è un caso probabilmente che nella conferenza stampa il ministro Fitto cita l'Italia insieme alla Spagna e la Grecia come tre paesi che hanno chiesto il pagamento della terza rata. Sono tre paesi che fanno parte dei cosiddetti PIGS, quindi con delle economie non certamente floride come i paesi del nord Europa, e poi sono anche i tre paesi su cui questa questione delle concessioni balneari rischia di modificare fortemente gli assetti istituzionali e economici, ovviamente, di molte famiglie e della nazione intera. E, Umberto De Nuce, sappiamo che a ottobre la questione principale che il governo dovrà affrontare sarà il MES. Sappiamo che la terza rata non è ancora arrivata, nonostante il ministro Fitto ci tenga a rassicurare tutti sul fatto che i lavori stiano procedendo perfettamente. Nonostante ciò, ci ritroviamo oggi, nostro malgrado, perché io sposerei appieno gli ultimi 30 secondi del discorso del professor Lanzalaco su quanto il PNRR sia veramente, però appunto ci ritroviamo oggi a commentare questa storia della quarta rata. Ovviamente un discorso che andrà a ripetersi poi a settembre, perché non è finito qua. Sappiamo che comunque nel giro di 10 giorni non è che tutte le questioni andranno chiuse sul PNRR, e quindi ci ritroveremo a settembre a dover commentare molto probabilmente le stesse cose. Ecco, la mia domanda è: in vista di questa questione del MES, che è la questione cruciale, credi che forse il governo stia cercando di arrivare a settembre con la possibilità di giocare su più campi nei rapporti commerciali che ci sono tra l'Italia e l'Europa? Ma secondo me sì, nel senso che la partita del MES è sicuramente ancora aperta, e il governo sa che arriverà a settembre-ottobre con il fiato sul collo per i tempi, perché più avanti meno ci saranno i tempi tecnici per compiere tutto l'iter burocratico necessario all'approvazione della modifica del MES, ed è evidente che l'Europa fa molto affidamento su questo, per cui credo che l'Italia, il governo sappia benissimo che in questo momento è l'unica carta, diciamo, vincente che è in mano, nel senso che l'unica arma che ha in questa partita è la gestione dei tempi di approvazione, con il rischio di non arrivare in tempo e quindi far decadere così l'intero processo modificativo del MES, e quindi credo che si voglia giocare bene questa carta. Io tra l'altro sono d'accordo con quello che ha detto il professore, aggiungerei che secondo me
non è solo un trappolone, ma anche più, diciamo, perversamente, uno strumento per modificare proprio l'assetto economico di un paese. Cioè, in effetti, come dice il professore, il PNRR non va a incidere in quei settori che sono emersi come manchevoli o comunque come bisognosi durante la pandemia, ma va a così integrare un'agenda verde di digitalizzazione che è evidente che va si inserisce così in una visione economica ma anche culturale in un certo senso del mondo, e quindi va proprio a modificare gli assetti, le dinamiche di produzione e anche politica, di vita politica del nostro paese, e lo fa con il ricatto economico e con soldi comunque presi a prestito. E quindi insomma, questo credo che sia anche comunque da sottolineare. E come dice il professore, chiamarlo di resilienza e rinascita è un po' quasi un insulto, nel senso che comunque è una presa in giro e fa parte di quel linguaggio orwelliano a cui ormai siamo quasi assuefatti, ma a cui non bisogna assuefarsi perché comunque sono quotidiane desertificazioni anche culturali del panorama politico e democratico del nostro paese, ma più in generale dell'Europa. Assolutamente sì, anzi aggiungo dal punto di vista culturale che oramai con qualsiasi persona mi trovo a parlare e faccio notare magari che un parco pubblico piuttosto che un altro servizio pubblico ha bisogno di ingenti risorse economiche per poter funzionare, tutti quanti mi rispondono sì, adesso arrivano i soldi del PNRR perché oramai non si può più fare affidamento su quello che lo Stato può dare ai cittadini, ma su quello che l'Europa col PNRR potrà forse fare se siamo bravi a individuare gli obiettivi, cioè si va a modificare totalmente il rapporto tra il cittadino e l'istituzione. Sì, la sovranità in questo viene persa. Cioè perché comunque il cittadino non ha più il modo di esercitarla anche sotto forma di voto o anche sotto forma di indirizzo politico, ma siamo tutti lì col cappello ad aspettare le direttive dall'alto se ci comportiamo bene. Siamo disertori durante scuola e c'è una visione, diciamo così, infantilistica dei paesi che sono come dei bambini che vanno dalla mamma Europa e se si comportano bene la mamma gli compra il gelato. E quindi possono andare, però il gelato soltanto quello con i gusti che fanno bene, perché quelli green e digitali, perché Prego. Scusate, devo intervenire perché Umberto Delle Noce ha usato un'espressione, ridevo perché cioè, l'ha azzeccata perché Mamma Europa. Allora, Mamma Europa è il titolo di un libro uscito da pochissimo di Elisabetta Gualmini, che è europarlamentare, indovinate di che partito, del PD. Tra l'altro è una mia collega, è persona con la quale ho anche collaborato, validissima politologa, che però presa da quest'ondata ha scritto un libro che si intitola Mamma Europa. Ecco, questa la dice lunga, ecco. E quindi c'è questo processo di infantilizzazione e io trovo che so di dire qualcosa che per qualcuno può risultare urticante, ma lo dico lo stesso. E cioè trovo che quello che ha affermato Matteo Salvini, cioè che il debito italiano deve tornare in mano agli italiani sia una cosa profondamente giusta, e le manovre che sta facendo il Tesoro, quello di emettere titoli di debito pubblico dedicati agli italiani, quello è dedicato a te, quello è dedicato a te, mica l'elemosina della carta, eccetera, quello è dedicato a te, cioè questi titoli, i buoni del Tesoro, valore, eccetera. Ecco, questo sia profondamente giusto, perché come diceva anni fa
un giornalista molto vicino a Pierluigi Paragone, e cioè Paolo Barnard, e il debito pubblico, se in mano agli stranieri è debito, ma se in mano agli italiani è ricchezza del popolo italiano. Quindi quando Salvini dice che il debito pubblico deve tornare in mano agli italiani, ha perfettamente ragione. A qualcuno salterà sulla sedia, non mi interessa nulla, ma Salvini ha perfettamente ragione, perché altrimenti, se non c'è questa linea, c'è quella di mamma Europa, che è agghiacciante, agghiacciante. Cioè, assolutamente, sì sì, concordo. Mi sono ancorato a quello che diceva Umberto Del Noce, perché quell'espressione mi ha stimolato. Tra l'altro adesso ci sono anche tutte le misure contro l'agricoltura, no? Con la scusa della biodiversità o delle emissioni di metano, che vanno a ridurre la produzione agricola e a colpire tantissimi piccoli agricoltori. Anche lì, voglio dire, di lo trovo molto, molto grave, e siamo di nuovo con una ideologizzazione, no, dell'ambiente, che poi viene usata come grimaldello per alterare le strutture economiche di vari paesi, ma partendo dal basso e partendo poi da quelli che sono gli elementi fondamentali, perché la produzione agricola è diciamo, il sangue, no, che nutre l'organismo statale, anche nel senso che evidentemente limitare i piccoli agricoltori, permettere gli OGM, è tutto un sistema che poi andrà sicuramente a beneficiare i grossi produttori o i grossi monopolisti della produzione agricola, a scapito dei piccoli produttori che già adesso fanno fatica. Quindi voglio dire, e tutto questo entra in una visione politica precisa, secondo me. Certo, certo. A proposito di ambiente, aggiungo soltanto che il 12 luglio, quindi qualche giorno fa, il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento titolato sul ripristino della natura, che insomma rende obbligatoria una serie di protezioni che gli Stati dovranno garantire nei confronti dell'ambiente per il ripristino degli ecosistemi degradati, neanche a farlo apposta, dal cambiamento climatico. Quindi sicuramente una manovra a tenaglia, che poi vedremo nei prossimi mesi come si svilupperà. Dobbiamo passare al terzo argomento di puntata, perché siamo già a oltre 40 minuti. E il terzo argomento di puntata invece ci fa tornare un attimo con i piedi in Italia, quindi sulla politica interna, per affrontare quello che è il confronto molto aspro che è avvenuto in queste settimane tra il governo e la magistratura italiana. Uno scontro che è stato causato sia da una parte dalla riforma della giustizia del ministro Nordio, che abbiamo commentato nelle scorse puntate e che tra l'altro è stata firmata proprio oggi dal presidente Mattarella, ma anche da alcuni casi che riguardano tre personaggi, tutti e tre appartenenti a Fratelli d'Italia, che sono tra loro scollegati i casi, ovviamente, ma che rischiano ovviamente di incrinare gli equilibri sia all'interno della maggioranza che tra il governo e le opposizioni, che sono ovviamente il caso Santanchè, il caso Delmastro e il caso La Russa. Ci sono state dichiarazioni di Giorgia Meloni, che ha parlato di una magistratura che fa il gioco dell'opposizione, dichiarazioni a cui ha fatto seguito la risposta di alcune alte cariche dell'Associazione Nazionale Magistrati, che ovviamente hanno respinto queste accuse, bollandole come miranti a minare la fiducia dei cittadini nella magistratura. E addirittura, secondo quanto ho appreso dall'ANSA, il 12 luglio alcuni magistrati hanno chiesto addirittura l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura per risolvere questa questione. E ovviamente Consiglio Superiore della Magistratura che vede come presidente Mattarella, con cui Giorgia Meloni nei giorni scorsi ha avuto anche un colloquio. Allora, passiamo al terzo contenuto di puntata, che riguarda appunto il commento di Giorgia Meloni a questo scontro
con la magistratura, che lei non definisce tale, e poi anche una piccola dichiarazione, sempre della nostra Premier, sul caso del figlio di La Russa. Prego, giù alla regia. Ho letto molte cose, sono abbastanza curiose. Voglio dirle questo, non c'è dal mio punto di vista alcun conflitto con la magistratura. Non c'è sicuramente da parte mia. Chi, diciamo così, confida nel ritorno dello scontro tra politica e magistratura che abbiamo visto in altre epoche, temo che rimarrà deluso. Noi abbiamo un programma chiaro, abbiamo un mandato che ci è stato dato dai cittadini, lo realizzeremo banalmente perché siamo persone che mantengono gli impegni e perché conveniamo, penso tutti, sul fatto che in Italia la giustizia abbia bisogno di correttivi, che vada resa più veloce, che vada resa più efficiente, che abbia necessità di essere e di apparire imparziale. Mi ha sorpreso che in queste ore alcune dichiarazioni dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, in alcune di queste dichiarazioni si siano collegati questi obiettivi che sono dichiarati, scritti nel nostro programma, che sono storicamente, insomma, il nostro programma della giustizia a uno scontro tra governo e magistratura. Quasi come se queste nostre posizioni, che sono appunto posizioni che portiamo avanti da sempre, avessero una sorta di intento punitivo da parte del governo nei confronti della magistratura. E non capisco, sinceramente, cioè rafforzare la terzietà del giudice, che è il motivo che muove ad esempio il tema della separazione tra le carriere, è un modo per aggredire la magistratura? Io su questo non sono d'accordo. Per noi e per me è un modo per garantire l'efficienza, una maggiore efficienza della magistratura, per appunto difendere il principio di terzietà. E se aggiungo, qual è il nesso? Perché mi ha colpito che si dicesse in questi giorni, no? In base a polemiche che sono su fatti specifici che riguardano esponenti della maggioranza del governo, poi ci arrivo, ma qual è il nesso? Perché le due cose teoricamente non sono legate, no? Cioè qual è il nesso di una polemica che può nascere su un fatto specifico e dire allora la separazione delle carriere è un fatto punitivo? Io credo che, insomma, si rischi di scivolare su un dibattito, insomma, che non aiuta, eh? Perché io non penso che diciamo vada messo insieme quello che il governo ha nel proprio programma in termini di riforma della giustizia e le scelte che i magistrati fanno su casi specifici. Quindi consiglio prudenza. Per quello che riguarda il caso di Leonardo La Russa, ovviamente questa questione è ancora completamente diversa. Voglio dire qui che comprendo molto bene da madre la sofferenza del Presidente del Senato, di Ignazio La Russa, anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda. Io tendo a solidarizzare per natura con una ragazza che ritiene di denunciare e non mi pongo il problema dei tempi. Però anche qui poi bisogna andare nel merito, capire esattamente cosa sia accaduto, e qui davvero mi auguro che la politica possa restarne fuori. Quello che posso fare io è ricordare che come governo noi abbiamo approvato qualche settimana fa un disegno di legge sulla violenza contro le donne, che è stato apprezzato come importante passo avanti nei confronti delle vittime, e quindi questa è da sempre il nostro lavoro che parla per noi. Professor Lanzalago, Giorgia Meloni, dalle ultime dichiarazioni sul caso La Russa, ha deciso di avere un atteggiamento diverso rispetto agli altri due casi in questione, nel senso che mentre sul caso Santanchè e sul caso Del Mastro c'è stata, diciamo, una presa di posizione netta del governo a difesa di questi due esponenti, invece sul caso La Russa, appunto, queste dichiarazioni di Giorgia Meloni, anche se non sono particolarmente forti, però come dire, traccia una linea ben chiara. Cosa ne pensa lei e poi cosa ne pensa in generale rispetto a questa questione del confronto scontro tra il governo e la magistratura?
Allora, partirei dall'ultimo punto. Penso che questo scontro fra classe politica, ceto politica e magistratura vada riportato all'origine, cioè al 92-93, a Tangentopoli, a quella fase in cui l'intervento della magistratura demolì sostanzialmente un sistema di partiti, demolì partiti di massa che avevano costituito l'asse portante della Repubblica. Da quel momento in poi si è creata questa pesante frattura. Quindi è in quel momento genetico che si crea questa frattura. E questo è il mio giudizio, diciamo, da politologo. Non formulo un giudizio in termini legali, giuridici, perché non è questo il mio lavoro, sicuramente dirà cose molto più sensate di quelle che potrei dire io e Umberto Del Noce, però io penso che vada riportato il momento genetico, è lì che si rompe qualcosa, è lì il momento in cui il ceto politico vede nella magistratura un nemico. E voglio ricordare che da alcune dichiarazioni del Pulan di Milano, Tribunale di Milano, di Pietro, Colombo, Davigo, eccetera, beh, insomma, questa ipotesi non è poi così remota, ecco, cioè, questi signori, in particolare di Pietro, poi hanno ammesso che c'era una volontà punitiva nei confronti di quel sistema di partiti. Se non sbaglio, non, però potrei sbagliarmi, però ho l'impressione che non molto tempo fa, direi al massimo un anno fa, Di Pietro ha dichiarato: se avessi immaginato tutto quello che poi è successo, non avrei demolito la prima Repubblica. Ecco, demolire le Repubbliche non rientra nei compiti della magistratura. Poi arriviamo invece sull'attualità. Ecco, io ho apprezzato molto il distacco, l'aplomb, la distanza che ha saputo prendere Giorgia Meloni rispetto a queste vicende. Ho apprezzato moltissimo il fatto che lei abbia di fatto criticato l'atteggiamento di Ignazio La Russa, che oltre a essere la seconda carica dello Stato è anche una figura molto importante all'interno dei Fratelli d'Italia. Quindi Giorgia Meloni ha saputo dimostrare una cifra da statista sicuramente apprezzabile. Dove ho qualche perplessità è nella seconda parte del suo intervento, dove lei porta verso la deriva noi stiamo da parte delle donne, e no, abbiamo avuto iniziative in questo senso, che fra l'altro crea anche una convergenza con quello che ha detto con la solita abituale lucidità Elly Schlein, quando davanti alla dichiarazione di Ignazio La Russa ha detto: no, basta, dobbiamo colpire il maschilismo e la cultura maschilista. Ora, il problema non è questo, certamente c'era una componente di accusa nei confronti della vittima, presunta vittima di questa donna. Fra l'altro rincarata dalle dichiarazioni proprio di oggi, se non sbaglio, del padre dell'amico di Leonardo La Russa, che il padre dice appunto: sì, le donne fanno, e poi denunciano. Se stava zitto questo signore era meglio da molti punti di vista. Però quello che vorrei sottolineare è questo: che spostare l'asse dell'attenzione sul problema della mascolinità, come l'ha chiamata Elly Schlein, sulla tutela delle donne, è la solita arma di distrazione di massa. Qua il problema
è che Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, è intervenuto in maniera inopportuna. Anche qui stasera mi diletto con gli esercizi mentali. Immaginate che Ignazio La Russa, invece di dire ho interrogato mio figlio e escludo che ci siano fatti penalmente rilevanti perché la ragazza aveva assunto cocaina, eccetera. Se Ignazio La Russa avesse detto ho interrogato mia figlia e posso escludere che ci siano fatti penalmente rilevanti perché mio figlio è un impotente, allora a quel punto Elie Schlein sarebbe stata felice perché finalmente il mito della mascolinità era stato distrutto, ma rimaneva un vulnus per l'istituzione, perché Ignazio La Russa non doveva intervenire assolutamente. Cioè, quindi ecco, spostarlo con questa retorica femminista di genere sulla questione della donna, eccetera, per me è stato un indebolimento di una posizione che invece era perfettamente giusta e condivisibile. Purtroppo la questione femminista, diciamo, abbiamo imparato che è fin troppo sulla bocca dei politici odierni, quando appunto invece, come suggeriva lei, in molti casi il problema è un altro ed è soltanto un'arma di distrazione di massa. Però purtroppo c'è anche una cosa che si ricollega a quello che si diceva prima sull'immigrazione, eccetera. È una cosa che colpisce, cioè come mai quando le violenze di genere sono compiute da extracomunitari la tematica di genere scompare e invece compare, ricompare con veemenza quando ci sono di mezzo dei bianchi, ci sono di mezzo dei cittadini italiani. È come se no, gli immigrati quasi avessero il diritto di violentare le donne perché poverini. E insomma, no, dopo settimane sui barconi devono... Ecco, per cui è una retorica della, sulla violenza di genere che è francamente fuorviante. Cioè, diciamo che sono le storture del politica correct, che c'è il bilanciamento tra gli argomenti. Esattamente. Umberto De Nuce, noi quando abbiamo preparato la puntata e siamo confrontati sui vari temi da trattare, ovviamente temevamo che queste problematiche tra il governo e la magistratura potessero ovviamente influire poi sulla riforma della giustizia voluta da Nordio. Invece, come dicevo prima, proprio oggi Mattarella ha autorizzato l'invio del DDL alle Camere. Mi chiedo però a questo punto, diciamo andando a fare le pulci a questo scontro che si è sviluppato in queste settimane, mi chiedo se diciamo una parte di ragione Giorgia Meloni forse non ce l'abbia. In che senso? Lasciando un attimo da parte il caso Santanchè e il caso La Russa, mi voglio concentrare sulla terza questione in questo momento in ballo, che ovviamente riguarda il caso del Mastro, perché è da lì che poi lo scontro si è sviluppato in maniera più forte, in maniera forse vera, nel senso che in base a quella che era la nota ufficiosa diffusa dal Consiglio dei Ministri, dall'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giorgio Meloni avrebbe affermato, cito: non è consueto che la parte pubblica chieda l'archiviazione e il giudice per le indagini preliminari imponga che si avvii il giudizio. Come del resto è fuori legge un procedimento in cui gli atti di indagine sono secretati che si apprende di essere indagati dai giornali. Questo è ovviamente riferimento alla Santanchè. Quando questo interessa due esponenti del governo in carica, perché all'epoca della nota ancora non era scoppiato il caso La Russa, è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. Quindi, diciamo, Giorgia Meloni accusa la magistratura di aver avviato un giudizio in maniera, diciamo, forse non corretta o quantomeno non sempre duopo,
quando invece appunto era stata chiesta l'archiviazione. Ma davvero è così? Cioè davvero quando viene chiesta l'archiviazione dalla parte pubblica di solito poi il giudice archivia? Ma in realtà non è esattamente così, nel senso che comunque l'archiviazione, come anche l'imputazione, non sono di competenza assoluta del pubblico ministero, per cui il pubblico ministero al termine delle indagini arriva a una conclusione, ma in effetti è il GIP poi che può o confermare le conclusioni del pubblico ministero, può chiedere nuove indagini, o può, come in questo caso, nonostante la richiesta di archiviazione, coattivamente ordinare l'imputazione. Quindi questo rientra nelle prerogative del GIP. Poi, insomma, io non ho le statistiche per dire quanto spesso succede o no. Sì, tendenzialmente è vero che forse statisticamente è più facile che vi sia o un'integrazione di indagine o un'adesione alla conclusione del pubblico ministero, però in assoluto non è una stravaganza giuridica, è una delle prerogative del GIP e comunque è una cosa che accade regolarmente. Ecco, quindi insomma, forse sono più politiche le dichiarazioni di Giorgia Meloni rispetto a questo scontro che non la scelta della magistratura. Sì, secondo me sì, poi che vi sia uno scontro in questo momento tra il governo e la magistratura è anche vero, di questo ne abbiamo anche parlato in varie puntate. Aggiungerei che forse lo scontro che già insomma è attivo da tempo si complica in questo momento, potrebbe essere anche che queste tre questioni che riguardano tutte Fratelli d'Italia siano una forma di pressione politica, magari legata anche proprio al MES, per dire, alla questione del MES, cioè un modo per fare comunque vacillare il governo, comunque minacciarlo velatamente. Adesso questo può anche essere, non sarebbe la prima volta che politicamente assistiamo all'uso delle vicende giudiziarie per fini, diciamo, politici. Però nel concreto il fatto che il GIP abbia ordinato coattivamente l'imputazione, ecco, questo in realtà rientra comunque nella prassi giuridica. Perfetto, era un aspetto tecnico che era giusto specificare, quindi ti ringrazio. Sì, io volevo solo fare un appunto al discorso che è stato toccato prima sulla violenza di genere, che secondo me in un certo senso, seppur ovviamente è condivisibile la condanna di certi di ogni tipo di violenza, anche quella di genere e di stereotipo, però a livello più generale mi sembra che faccia un po' il piano con comunque quelle visioni malthusiane in ambito ecologico, nel senso che vi è da più parti, secondo me, il tentativo di introiettare nell'uomo una sfiducia in se stesso, nel genere umano, nella natura umana e anche proprio nella razza umana, quindi dal punto di vista ecologico. Comunque fare introiettare il fatto che l'uomo è comunque un parassita che causa la distruzione dell'ecosistema e che quindi in qualche modo è un danno che va arginato. E anche a livello psicologico o interno, che comunque la natura umana è fondamentalmente maligna, o introiettare, diciamo, psicologicamente questo senso di colpa che necessita di un guardiano, che necessita di un poliziotto buono, ecco, che venga in qualche modo a intervenire o a limitare le sfere di libertà, in totale antitesi comunque alla cultura cristiana, no? Dove paradossalmente, se insomma l'uomo fatto immagine di Dio ha una dignità intrinseca che non deriva da nessuna organizzazione politica, ma che è connaturata alla propria natura
di essere a immagine e somiglianza di Dio. Qua siamo totalmente alle antipodi ed è però, secondo me, qualcosa di fortemente strumentale e comunque anche questo di fortemente ideologico. Ed è qualcosa a cui, secondo me, bisogna stare attenti, presidiare il proprio animo, tra virgolette, per non introiettare una visione dell'uomo, una visione del maschio e una visione così dell'essere umano funzionale comunque a una visione di potere anche. Assolutamente, hai aperto un vaso di Pandora su una riflessione veramente, veramente molto importante, anzi direi in questo momento storico forse fondamentale, visto le distopie a cui stiamo assistendo. E passiamo all'ultimo argomento di puntata, che insomma è la somma di una serie di questioni che nelle ultime settimane abbiamo ritenuto rilevanti. E il 10 luglio, prima di tutto, è stato annunciato l'arrivo di questa card, la card dedicata a te, che è un bonus di 383 euro, una tantum, dedicata appunto a tutti i nuclei familiari di almeno 3 persone, il cui ISE non superi i 15.000 euro. E, secondo il governo, si stima che a beneficiarne saranno circa 1.400.000 di nuclei familiari. La card, tra l'altro, è disponibile dal 18 luglio presso le Poste Italiane e ovviamente questi 380 e rotti euro andranno spesi per alcuni generi alimentari di prima necessità. Sono stati però esclusi da questa card, da questa dedicata a te, i titolari del reddito di cittadinanza, quei pochi ancora rimasti, o qualsiasi tipo di reddito di inclusione in questo momento presente in Italia, quindi qualsiasi forma di sostegno alla povertà o comunque quelle che sono le disoccupazioni attualmente presenti come le indennità mensili di disoccupazione o la NASPI. Vediamo il contenuto numero 4 con Giorgia Meloni che presenta la card dedicata a te. Il problema principale che ha impattato sulle famiglie italiane quest'anno è stato l'inflazione ed è un tema al quale il governo ha dedicato diverse misure dall'inizio del suo mandato. Penso al tema del rafforzamento dei salari più bassi, particolarmente col taglio del cuneo contributivo, penso al fatto che abbiamo aumentato la platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno per pagare le bollette energetiche, tante altre iniziative. Oggi ce n'è una che riguarda particolarmente quel 1.300.000 famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare queste famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle Poste Italiane la carta dedicata a te. È una carta che si attiva e che consente a queste famiglie di avere circa 400 euro da poter spendere negli esercizi commerciali per l'acquisto dei generi di prima necessità, ma ha un valore più ampio grazie alla scontistica che il governo ha ottenuto dagli esercenti, dalla grande distribuzione, perché questo è uno di quei casi nei quali tutta la filiera si è messa al lavoro e vanno ringraziati i comuni, va ringraziata l'INPS, vanno ringraziate le Poste, va ringraziata sia della filiera agroalimentare, gli esercenti, la grande distribuzione. Ecco, a distanza di pochi giorni dalla presentazione di questa card, che ricordiamo appunto è avvenuta il 10 luglio, il 14 luglio invece è arrivato il no del centrodestra al salario minimo, un no in risposta alla proposta di legge presentata dalle opposizioni il 4 luglio. E una proposta tra l'altro anche abbastanza strutturata, che per la prima volta aveva visto le opposizioni unite e che vedeva anche un confronto diretto con Confindustria. Ovviamente ci sono stati gli attacchi da parte sia di Elly Schlein che di Conte a questo no del centrodestra al salario minimo. Ciliegina sulla torta, il 7 luglio c'è stata l'abolizione del taglio sui vitalizi introdotto dal 5 Stelle nel 2018. Allora, vediamo l'ultimo contenuto di puntata, il contenuto numero 5, e poi commentiamo insieme questo tema. Prego. Ciao.
Questo governo non riconosce l'emergenza salari e l'emergenza carovita. L'OCSE ci ha attribuito la maglia nera all'Italia, la maglia nera per quanto riguarda la perdita di potere d'acquisto dei salari. Per questo governo invece non esiste un problema che riguarda milioni di cittadini sottopagati. Salario minimo no, massimi vitalizi sì. Benissimo invece che i politici si possano attribuire delle pensioni ancora più elevate e dei vitalizi ancora più elevati. Tutto questo va assolutamente contrastato e certo non può essere contrastato con una mancetta una tantum. Quella è una vergogna, io lo dico forte, perché nel momento in cui fai cassa sulle spalle, sulla pelle dei cittadini bisognosi e riconosci che sono cittadini bisognosi, a loro prelevi dal reddito di cittadinanza quasi 3 miliardi e poi cosa redistribuisci? 383 euro per fare la spesa una tantum a 500.000 nuclei familiari, stiamo parlando di oltre un milione di cittadini, è una vergogna. Professor Lanzalaco, è d'accordo con le parole di Giuseppe Conte? Stiamo parlando di una mancetta vergognosa? Sì, sicuramente. Sicuramente sì, mancetta vergognosa. Parlano le cifre proprio, cioè, e il modo in cui viene poi erogata con questa lista di beni che si possono acquistare, beni che non si possono acquistare, e, cadendo anche nel ridicolo per cui il pesce fresco sì, ma il pesce surgelato no. A me è venuto un dubbio, il mio pesciarolo qua, quelli che vendono, qua dove vivo io, quelli che vendono pesce, si chiamano loro pesciaroli, non è un dispregiativo, è proprio un... E il mio pesciarolo vende del pesce decongelato. Allora io posso acquistare del pesce decongelato o no? E molto del pesce che è sul suo banco è pesce decongelato, ma a parte le battute, no, condivido pienamente quello che ha detto. È ridicola, è una, appunto, una mancetta, è umiliante. E però non bisogna fermarsi a giudizi di questo tipo, bisogna cercare di capire cosa c'è dietro, perché sarà deformazione professionale, insomma. Io non insegno etica, quindi non mi occupo di ciò che è bene e ciò che è male, insegno scienza politica e quindi cerco di capire perché gli attori politici fanno determinate scelte, prendono determinate decisioni. Allora, una risposta l'ha data chiaramente, con candore ammirevole, devo dire la verità, il ministro Lollobrigida, che ha detto: questa è una manovra di politica economica, cioè della serie, a noi dei poveri non ce ne può fregare di meno, il nostro obiettivo è quello di valorizzare la filiera dei prodotti italiani, per cui marmellate no, miele sì, pesce fresco sì, pesce surgelato no, eccetera eccetera. È una manovra di politica economica che rientra nella sua linea di autarchia alimentare, coerentemente, ecco, all'interno di un quadro di 400 euro, perché poi sono 380 euro più 15 euro di sconto, quindi si arriva, il ministro ha quantificato esattamente, si arriva circa sui 440 euro all'anno, con sinoti, fra l'altro sono stati esclusi nuclei familiari eticamente non compatibili con la destra, per cui single no, ragazze madri eccetera no, minimo famiglie di 3 persone, quindi 3 persone e 400 euro al mese, o questi si nutrono becchettando semi di chia
e non lo so, o sono anoressici, ma come fanno a campare lo sa solo il ministro. Quindi una prima risposta è quella: a noi dei poveri non ce ne può fregare di meno, non interessa una politica economica. Va bene, cioè va bene fino a un certo punto, però è chiaro. La seconda, il secondo punto, invece, la seconda risposta che si può dare a come mai questa misura offensiva della carta dedicata a te, appunto, è la dà in un... in un video la dà parzialmente in un video che ha pubblicato poche ore fa Andrea Scanzi, poi non so se la redazione è d'accordo, lo mettiamo pure in descrizione. È un video molto breve, contrariamente ai di solito Scanzi e Logorroico e sono video lunghissimi per tutto il viso. Questo è breve e quindi va al sodo, dice le cose, e lui spiega questa manovra da due chiavi di lettura: questa manovra e il salario e la lotta al salario minimo. La prima chiave di lettura è politica, dice: chiaro, il governo vuol contrattare direttamente con le categorie il salario, perché no, affamali e poi li governi. Quindi che salario minimo? Vieni, contratti con me e poi, quindi è un modo per esercitare il potere. Seconda chiave di lettura, che integra la precedente, è acuta ma incompleta. È acuta perché lui dice: alla base di questa manovra, quindi no al salario minimo, sì alla carta di beneficenza, c'è alla base c'è un disprezzo per i poveri che caratterizza questo governo. Ecco, una risposta parzialmente vera, ma a me non soddisfa, perché alla base ci ho pensato parecchio, ho cercato di creare delle reti, delle logiche, non c'è un disprezzo per i poveri in quanto tale. C'è un disprezzo per i poveri che non si sono dati e non si danno da fare. Questo è il punto. Cioè questo è un governo che rivolge la sua attenzione a... riprendiamo un termine che ha usato appunto Giorgia Meloni, gli underdog, cioè a ceti, a classi, gruppi sociali di persone che si sono rimboccate le maniche e di fronte a situazioni di miseria hanno ottenuto dei risultati. Uno dice: beh, brava, allora, ecco, no, peccato che quei tempi fossero un po' diversi, perché allora chi si rimboccava le maniche ce la faceva, oggi come oggi non ce la fa più. Però è che io non mi limiterei a questo. È il tema su cui batte molto Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano: questo governo odia i poveri. No, non odia i poveri. Dice: voi poveri dovete darvi da fare, e non si pone un problema. E cioè, oggi come oggi, un povero, un indigente che si dà da fare, riesce a risolvere la propria situazione? No. Cioè, questo lo dico, se mi permettete, 30 secondi, parentesi di vita vissuta personale. Io come docente universitario ho fatto 11 anni di precariato. Ma un precariato rispetto a quello di oggi, un precariato d'oro, perché venivamo pagati poco, ma venivamo pagati, e soprattutto sapevamo che se tenevamo duro sicuramente ottenevamo dei risultati. Oggi come oggi, precari all'interno dell'università, ma all'università, ma dappertutto, possono tenere duro finché vogliono, ma non hanno nessuna garanzia di arrivare a una situazione di sicurezza economica. Quindi ecco, quest'idea che sia possibile cavarsela, era possibile cavarsela, oggi come oggi ho forti dubbi.
Quasi un'illusione, quasi un'illusione, anzi, cercano forse di spronarti a continuare a credere nell'illusione. Bravo. Stavo pensando poi, tra l'altro, rispetto a questa questione di quali generi alimentari si possono comprare e quali no, che mi ha ricordato per un attimo, ho avuto un flash del periodo del Covid, quando nei supermercati c'erano i reparti con i quaderni e gli astucci e le matite che non potevano essere comprati, perché potevano essere comprati soltanto cibi, ovviamente, generi alimentari. E ho collegato questo a quella che poi magari sarà in futuro la moneta elettronica, quindi ti diranno cosa puoi o non puoi comprare. Quindi pian piano ci stanno abituando all'idea che magari sì, abbiamo dei soldi, col Covid avevamo i soldi, ma non potevamo comprare le cose. Adesso i soldi ce li danno loro e ci dicono cosa comprare. In un prossimo futuro forse sarà ancora peggio. Umberto, chiudiamo la puntata con te. Tu la scorsa volta hai sostenuto che il reddito di cittadinanza era una misura tutto sommato liberista per gli effetti economici che poi aveva sull'economia e sulle famiglie. E cosa ne pensi invece della card dedicata a te e ovviamente ampliando poi il ragionamento agli altri temi? Ma secondo me sono due misure diverse, nel senso che, come anche sostenuto dal professore e anche da Conte, la card di fatto è una mancetta che va in un senso assistenziale, venduta un po' così come sostegno ai consumi in un momento di caro vita. Ma non va e non mira a incidere sul rapporto fra domanda e offerta di lavoro e quindi sui salari, mentre invece il reddito di cittadinanza di fatto mira a mantenere a spese dello Stato un esercito di disoccupati in modo tale che rimangano bassi salari e alta disoccupazione, perché l'alternativa sarebbe politiche espansive che generano posti di lavoro, ma aumentando l'offerta di lavoro tenderebbe a far alzare anche i salari, cosa diciamo non voluta evidentemente. Quindi in questo senso le vedo come due misure differenti. E invece probabilmente in effetti va un po' in linea invece con diciamo complementare con il rifiuto del salario minimo. Da una parte viene detto no, non vi diamo salario minimo, dall'altra però prendete questa card dedicata a voi per comprarvi il pesce fresco e altri prodotti del Made in Italy. Comunque, così io ci terrei a chiudere sottolineando il fatto che per quanto possano dire, o meglio, non individuare un salario minimo, in realtà un salario minimo c'è in Italia perché la nostra Costituzione impone che il salario del lavoratore sia in ogni caso sufficiente a garantire a lui, al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza dignitosa. Quindi tutto ciò che è meno, tutto ciò che non è sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza dignitosa, che non vuol dire mera sopravvivenza, è incostituzionale, per cui comunque la Costituzione dà un limite cogente alla contrattazione privata del salario. Penso non ci sia modo migliore di chiudere questa puntata se non appunto citando la Costituzione, nella speranza che un giorno venga resa effettiva in tutti i suoi articoli e principi. Grazie mille, signori, per essere stati con me anche questa sera, ovviamente. Puntata. Grazie Cosa? a voi. No, ringraziamo, non volevo interromperti, No, ringraziamo voi. figurati. Stavo dicendo puntata fiume, ma siamo anche agli sgoccioli di questo primo anno di Polis ed è importante ovviamente confrontarsi su tutti i temi. Vi saluto, un saluto a Umberto Del Noce Salute a tutti. e ovviamente al professor Luca Lanzalaco. E ricordo ai nostri spettatori che eccezionalmente la prossima puntata di Polis andrà in onda la settimana prossima e sarà ovviamente l'ultima puntata della stagione, prima della chiusura estiva. Arrivederci e buona serata.
Arrivederci. Buonasera a tutti.